cari figlioli, date una carezza in ogni fa. Momento in nuovo centro, dopo un lungo. Attenti, vi auguro le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello del mondo. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. In merito anche di re e soprattutto del popolo. Tutta la vicenda che mi riguarda è cominciata nel maggio del 2004. Il livello di paura causato da una bomber era altissimo. Una bomber spara nel mucchio. Lui sostanzialmente manda il messaggio agli investigatori, dice: non venite voi da me, ne riuscite a individuarmi, vengo io da voi. Come tutta la gente che ha vissuto in questa zona, avevo sentito parlare di una bomber, ma come si sente di tante cose che succedono alla televisione. È il panico. Un tubo, fatto per prenderlo, dicendo che cos'è questo. L'ho girato e l'urto è stato tremendo. Mi ha detto: mamma, guarda come faccio le bolle. L'ha aperto, ma c'è stata l'esplosione. Non oso più prendere in mano niente, perché è stato terribile quello scoppio. Isaia, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. E a quel punto un terribile botto che ci ha impietriti. Questa estremità reggeva la bomba e qui è sparita la mano, è sparito tutto. Siamo rimasti sconvolti perché a tutto pensi fuorché che questa cosa possa capitare a te. Il caso di una bomber forse ha una svolta. Secondo indiscrezioni, delle forbici trovate a casa sua incastrerebbero uno dei principali indiziati. Gli inquirenti ribadiscono di avere una prova schiacciante contro l'ingegnere. Sono convinti di avere in mano il bombarolo. Ho passato un periodo in cui mi aspettavo ogni mattina, sinceramente, che venissero a bussare alla mia porta e mi portassero in prigione. E l'ho anche chiesto, perché piuttosto di vivere in quella maniera, la mia vita non tornerà mai più, né potrebbe essere altrimenti. La mia vita è stata quasi stroncata. L'unica cosa che io francamente ci tengo a far sapere a tutti quelli che vedranno questo programma è che si sta poco a far pensare a un mostro, a far credere a un criminale a una persona. Quest'uomo si chiama Elvo Zornitta. Per quasi 5 anni è stato lui il presunto colpevole di una delle vicende più misteriose e terribili della cronaca italiana, il caso una bomber. Un dinamitardo senza nome e senza volto, che dal 94 ha seminato il terrore nel nord-est del nostro paese. Decine di attentati, decine di feriti, mai una rivendicazione, né un movente, né un perché. Il 2 marzo del 2009, dopo anni di indagini senza risultati, il GIP di Trieste ha archiviato qualsiasi accusa nei confronti di Elvo Zornitta. E questa allora è la storia di un rebus letale, un criminale lucido e inafferrabile, un'indagine che non porta da nessuna parte, un presunto colpevole che si rivela innocente. Tutto ha inizio il 21 agosto del 94. Sacile, provincia di Pordenone, 21 agosto 1994. Daniela Pasquali, 40 anni, è con i suoi due figli alla Sagra degli Osei. A terra, vicino a una fontanella, vede un tubo di metallo. Incuriosita, lo raccoglie. È una bomba artigianale riempita con delle pile. Ma Daniela e i suoi figli sono fortunati, se la cavano con alcuni punti di sutura. Pordenone, 17 dicembre 1994. Davanti alla standa di Piazza del Popolo ci si affretta per gli ultimi regali. Poco prima della chiusura, un forte boato. Nascosto sotto una siepe è esploso un altro tubo di metallo.
Le schegge feriscono leggermente una ragazza. Aviano, provincia di Pordenone, 18 dicembre 1994. Pregare il Signore Dio. Un tubo bomba scoppia sul sagrato della chiesa proprio mentre la gente sta uscendo da messa. È solo un caso se nessuno rimane ferito. A Zano Decimo, provincia di Pordenone, 5 marzo 1995. Due bombe vengono piazzate a poche centinaia di metri l'una dall'altra. È carnevale e nessuno fa caso alle due esplosioni. Anche questa volta non ci sono feriti. 5 attentati in 9 mesi e tutti nella provincia di Pordenone. Per ora fortunatamente ci sono solo feriti leggeri, ma è subito chiaro che questa catena di attentati non può essere una casualità. Ma chi c'è dietro tutti questi attentati e qual è il filo nero che li lega? Pochi mesi dopo, intanto, il 30 settembre del 95, il dinamitardo senza volto torna a farsi vivo. Quattro femminili, ma è stato quasi un miracolo, investiti dalle schegge di vetro, il loro diventare ordigno era stato collocato in un cespuglio tra la fontanella e la cabina del Pordenone, 30 settembre 1995. Proprio qui nel pieno centro di Pordenone, in via Fratelli e Bandiera, si è verificata alle 16.30 l'esplosione nella quale è rimasta finita Anna Pignat Giovannetti. La donna stava uscendo di casa per portare la spazzatura nel cassonetto, quindi ha notato un tubo e l'ho preso in mano. Questa bomba, io sono arrivata lì con la scopa, ho sollevato la bomba, sono spostata di 2 metri, avevo questa mano, e forse ho toccato la vite. Questa estremità reggeva la bomba e qui è sparita la mano, è sparito tutto. Si sa che una bomba preferisce l'estate, i fine settimana, i periodi di festa come Natale o Carnevale, ma agli investigatori manca sempre il filo rosso, il movente. Il fatto che non ci fosse nessuna rivendicazione, non fossero chiari i motivi, gli obiettivi, determinava appunto questa impossibilità di seguire delle piste di indagine. Il movente non è indispensabile dal punto di vista tecnico-giuridico per impostare l'accusa, è indispensabile per circoscrivere la cerchia dei sospetti. Siccome qui è riconducibile a un disturbo della personalità e ci sono praticamente 40 milioni di potenziali indagati. Gli inquirenti brancolano nel buio. Immaginano solo si tratti di un uomo che sia di età compresa tra i 30 e i 40 anni, che sia esperto in esplosivi, che sia ossessionato dalla necessità di far parlare di sé ad ogni costo. Nessuna traccia, nessuna pista, nessun sospetto, solo tanto rumore sui giornali e in televisione. Ed è proprio guardando un telegiornale che una donna di Pordenone si rende conto di avere in casa un tubo bomba inesploso. È il 1 ottobre 1995. E cosa succede? Non chiama i carabinieri, non chiama la polizia, ma lo carica sulla sua bicicletta e andando in bicicletta con la bomba dietro, arriva a casa dei carabinieri e consegna questo ordigno. Ed è la prima volta che nella partita inquirenti una bomber i primi fanno segnare un punto a loro favore, un punto che purtroppo non porta a grossi risultati perché questo ordigno poi viene fatto deflagrare nella caserma dei carabinieri e quindi uno dei rimpianti è proprio di non averlo magari analizzato fino in fondo e di non averlo
usato come un tesoro investigativo. Ma quello di non analizzare l'ordigno e farlo invece brillare è solo il primo di una lunga sequenza di errori che segnano questa indagine in modo forse irreversibile. Intanto, in poco più di un anno dal primo attentato, il bombarolo del Nord-Est è già diventato un incubo, una psicosi collettiva. Alla ricerca di un soprannome di comodo, buono per un titolo da prima pagina, giornali e televisioni locali guardano a un caso analogo negli Stati Uniti e trovano il nome giusto: una bomber. A un certo punto, visto il susseguirsi degli attentati, cominciamo a usare il termine una bomber. Un incubo chiamato una bomber, quente seriale. Una bomber sarebbe arrivato a colpire anche tu. In realtà è una trovata giornalistica nostra, locale, che definirà un profilo di criminale che poco ha a che vedere con quello statunitense. Una bomber. Una sigla per dire University and Airlines Bomber. Un bombarolo che colpisce i professori dei campus americani con pacchi esplosivi inviati per posta aerea. Dietro di lui una scia di sangue che conterà alla fine 3 morti e 23 feriti. Una corsa che il 3 aprile 1996 viene interrotta dall'FBI. Stati Uniti, finisce un incubo durato 17 anni, una bomber, il misterioso terrorista che pretendeva spazio sui giornali per porre fine ad una lunga catena di attentati è stato arrestato. Vediamo. Teodor Kaczynski è figlio di emigrati polacchi, poverissimi, che con mille sacrifici lo fanno studiare. Un genio in matematica che si laurea a 20 anni ad Harvard e che a 25 passa alla prestigiosa Berkeley. Ma ci resta solo 2 anni, poi sparisce nel nulla e diventa una bomber. Ha concepito un odio assoluto contro il progresso, le nuove tecnologie e contro chi ignora i problemi ecologici del pianeta. Mai un indizio, una sbavatura, un errore e i migliori detective americani a brancolare nel buio. Una bomber però un giorno esce dal suo isolamento e invia al New York Times, al Washington Post il suo manifesto. È l'indizio che serve. Il fratello riconosce in quei messaggi Teodor Kaczynski, che viene arrestato nella sua sperduta cabana del Montana, dove vive come un eremita. Quella di chiamarlo una bomber, una trovata giornalistica di facile presa sull'opinione pubblica. In realtà, però, l'una bomber italiano è molto diverso da quello americano. Kaczynski, per cominciare, non colpisce nel mucchio, ma punta a obiettivi ben determinati. In secondo luogo, Kaczynski ha un movente molto preciso. È lui stesso a metterlo addirittura nero su bianco, ed è proprio questa sorta di confessione che alla fine lo inchioderà. L'una bomber del Nord-Est invece non ha ancora commesso nessun errore, soprattutto non ha ancora fatto arrivare nessuna rivendicazione. E allora per gli inquirenti non resta che aspettare che una bomber torni a colpire. Lignano Sappiadoro, provincia di Udine, 4 agosto 1996. Si è spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più estate d'amore, i giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. È domenica mattina e sulla spiaggia fa già molto caldo. È presto e gran parte degli ombrelloni è ancora chiusa. Sono recato per aprire il mio ombrellone, come l'ho aperto è caduto dall'interno dell'ombrellone un tubo. Quando è caduto l'ho fatto per prendere dicendo che cos'è questo, appunto prendendolo in mano l'ho messo, l'ho girato per vedere cos'era e l'urto è stato tremendo. Mi sono visto proprio il dito che brandolava. Quando poi mi sono tirato su, dentro di me mi sono sentito proprio la vena sfilarsi.
ormai era volto era tutto cianotico e sono caduto per terra. Era avvolto questo tubo metallico in una carta dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, una circostanza che è stata ritenuta importante anche dagli investigatori. Questa volta l'attentato è stato compiuto in provincia di Udine e non di Pordenone. Ma il particolare del giornale spinge gli inquirenti a pensare che l'autore sia lo stesso uomo, spostatosi solo di alcuni chilometri. Poco dopo si scopre che a Bibione, a 11 chilometri da Lignano, un bagnino ha rinvenuto in spiaggia un ordigno identico, inesploso, e lo ha gettato nei rifiuti. Una bomber è tornata. È il panico, soprattutto perché siamo in piena estate, le spiagge sono affollate e il modo di colpire di questa persona crea paura. Una bomber ha cambiato strategia, ha cambiato platea, ma questa volta forse ha commesso un errore. In mano agli inquirenti, quel tubo bomba inesploso potrebbe fornire tracce preziose. Si chiamano pipe bomb e sono costituite da scarti di tubi da idraulico di diversi diametri con tappi. Una pipe bomb si può riempire con miscele fatte in casa di polvere da sparo, oppure più semplicemente è possibile ricavare dall'apertura di fuochi d'artificio tradizionali, oppure anche, purtroppo, è facile reperirlo attraverso lo svuotamento di cartucce da caccia. Miscele fatte in casa, quindi, ricche di azoto, probabilmente ricavate anche da diserbanti e fertilizzanti. Miscele anonime, impossibile risalire all'artefice di questi ordigni. Miscele, però, terribilmente efficaci. Gli effetti di una pipe bomb sono di due tipi. Quando viene richiesta la frammentazione totale dell'oggetto, si ricrea quello che è in sostanza una bomba a mano, quindi mandare schegge ovunque e ferire il maggior numero di persone che stanno intorno. Nel caso di una bomber, invece, lui ha cercato la direzionalità dell'effetto, cioè che fosse una grande sorpresa, dolorosa sorpresa per chi lo maneggiava, ma non ha cercato il coinvolgimento di persone intorno. È chiaro che anche in questo caso gli effetti sulle mani o sugli occhi del soggetto sono sempre menomazioni a carattere permanenti, come nel caso della signora Pignatta. Fin qui la composizione e gli effetti dei tubi bomba piazzati da una bomba. Ma a questo punto il terrore li dilaga. Ha paura la gente che teme che una bomber possa colpire di nuovo per strada o sulla spiaggia. Hanno paura gli albergatori della Riviera Veneta che non vogliono perdere i clienti della stagione estiva. D'improvviso però un colpo di scena. È il 5 agosto del 96, all'agenzia ANSA arriva una telefonata di rivendicazione. Roma, 5 agosto 1996. All'ANSA arriva una telefonata. Una voce maschile dice: è stato il gruppo 17 novembre. Si tratta di un movimento di estrema sinistra nato in Grecia a metà degli anni 70, che prende il nome dal 17 novembre del 1973, il giorno in cui scoppiò la rivolta studentesca contro il regime dei colonnelli. In quelle stesse settimane il gruppo 17 novembre ha rivendicato anche altri due attentati. L'esplosione del jumbo della TVA appena decollato da New York e quello di un tubo bomba piazzato nel parco del Centenario ad Atlanta durante le Olimpiadi. Del gruppo 17 novembre gli inquirenti italiani sanno poco o nulla, ma c'è chi ne sa di più. Si chiama Andrea Agostinis. È un professore di disegno tecnico di Udine e pochi giorni prima degli attentati a Lignano ha pubblicato sul Quotidiano del Friuli un articolo molto approfondito, forse troppo, sul gruppo terroristico 17 novembre. È proprio lui, parlando ad una radio locale della zona, a dare per primo notizia della rivendicazione all'ANSA. Per gli inquirenti non ci sono dubbi. A fare quella telefonata è stato lui stesso. Mi trovavo a Lignano, Sabbiadoro, dormivo tranquillamente in casa mia.
sento suonare insistentemente il campanello, non come una persona normale che suona una volta, ma tantissime volte, bussano, suonano. Vado alla porta, trovo agenti della polizia che mi esibiscono un decreto di perquisizione del Jeep di Udine, chiedo a che cosa si riferisce e mi comunicano che io da quel momento dovevo essere considerato il primo indagato di una bomba. Gli inquirenti stanno cercando le prove per incastrare l'insegnante di Tolmezzo che ha ricevuto un avviso di garanzia. Dalle perquisizioni per ora soltanto indizi, ma adesso il professore deve chiarire molte cose. Secondo gli inquirenti è lui, Andrea Agostinis, 39 anni, di Tolmezzo, in provincia di Udine, insegnante in un istituto tecnico industriale con la passione per il giornalismo, definito da colleghi e superiori un uomo tranquillo, la persona che semina bombe artigianali nei luoghi affollati di Veneto e Friuli, soprattutto spiagge. Intanto l'indagato fornisce le sue risposte agli interrogativi che l'hanno messo nei guai. Come ha potuto dare la notizia dall'emittente privata con cui collabora prima degli altri e scrivere un articolo sul quotidiano del Friuli così ricco di particolari? L'unico in Italia a aver scritto e detto e parlato di questo gruppo terroristico il 17 novembre sono stato io, quindi la polizia, invece di venire a chiedermi informazioni su quello che io avevo già scritto e di cui avevo già parlato, ha ritenuto viceversa che io ne fossi appartenente o fossi un organico al gruppo del 16 novembre. Ad uno gli indizi contro Agostinis vengono a cadere, il caso viene archiviato. Per gli inquirenti è un clamoroso buco nell'acqua e del resto anche in America le rivendicazioni a nome del gruppo 17 novembre si riveleranno tutte false. Quanto all'Una Bomber del Nord-Est non c'è niente da fare, bisogna ricominciare tutto da capo, bisogna aspettare una soffiata oppure aspettare che Una Bomber alla fine commetta un errore. Ma in questa macabra sfida criminale questo è un giocatore sofisticato e sorprendente. Una Bomber infatti smette di colpire, per quattro anni molto particolari non c'è più nessun attentato. E proprio questo dato porta gli inquirenti su una nuova pista, sull'idea cioè che Una Bomber possa essere un militare. La teoria del militare è semplicissima, Una Bomber non agisce perché non è più qui sul territorio pordenonese. Perché in missione. Dobbiamo ricordare che in quel periodo c'è la guerra nei Balcani e che molti dei bombardamenti che avvengono nel territorio dell'ex Jugoslavia partono proprio dalla base di Aviano. Esaurita l'ipotesi che possa trattarsi di un soldato americano di stanza ad Aviano e partito in missione per i Balcani, resta in piedi invece quella che si possa trattare di un militare o ex militare italiano. Qualcuno che avesse una dimestichezza con gli ordigni e con gli esplosivi e che quindi potesse aver fatto il militare negli settori specifici. La tipologia degli ordigni, per come sono stati fatti, denotano una mancanza di senso pratico, cosa che invece è la caratteristica che accomuna i militari in generale. Il militare cerca la funzionalità e la certezza del risultato. Una bomber italiano, la sua maniacalità nel preparare i suoi ordigni non era finalizzata all'aspetto pratico, ma era più, come dire, il godimento di preparare qualcosa di complicato. E questo per un militare è un elemento trascurabile. Dunque anche l'ipotesi che si possa trattare di un militare italiano non porta a nulla. D'altra parte però Una Bomber sembra comunque una persona ben addestrata, non ha mai commesso errori, non ha mai lasciato nemmeno una traccia e in qualche modo sembra essere sempre un passo avanti rispetto agli investigatori. Una Bomber insomma sembra che sappia benissimo come non farsi prendere. In diverse occasioni Una Bomber ha mostrato di ragionare come chi lo stava cercando e chi gli stava dando la caccia.
e questo ha fatto pensare a parecchi che una bomber fosse un appartenente addirittura alle forze dell'ordine o un consulente delle stesse. E con questo si spiegava l'invisibilità e il fatto che quest'uomo fosse così non individuabile. Anche questa pista però non darà risultati. Intanto passano gli anni, quasi quattro ormai, e una bomber non torna a colpire. Sembra svanito nel nulla. Anche gli investigatori tirano un sospiro di sollievo. Questi quattro anni di stasi hanno determinato appunto una stasi anche nella ricerca delle eventuali piste investigative. Noi pensavamo che fosse risolta in qualche modo la vicenda, che questo personaggio si fosse acquietato. E invece una bomber non si è affatto acquietato. Quella dal 96 al 2000 è una pausa di quattro anni che rimane senza spiegazione. Un'altra domanda tra le tante a cui gli investigatori non sanno dare nessuna risposta. In luglio del 2000 una bomber però torna a farsi vivo, torna a colpire sulla spiaggia di Lignano, dove rimane ferito un carabiniere in pensione e poi, di nuovo due mesi dopo, in una vigna nelle campagne in provincia di Venezia. Ma per una bomber sono gli ultimi tubi bomba, come in un rituale dell'orrore il dinamitardo ha capito che ormai la gente se li aspetta. Dunque ha imparato a riconoscere, sta attenta agli oggetti inconsueti, vive nella paura. E allora una bomber decide di cambiare tattica. E ora una nuova escalation del terrore. Porto Gruaro, provincia di Venezia, novembre 2000. Nel grande centro commerciale si può comprare di tutto. Puoi comprare da mangiare, vestiti, da leggere, da fumare. Puoi prendere il caffè. Qui vengono a fare la spesa anche dai paesi vicini. La prima trappola è all'interno di una confezione di uova. Dentro ad un uovo, svuotato, viene nascosto un semplice tubetto di seltz, un po' di esplosivo, un innesco. Per finire, una piccola pila nella scatola. Un congegno per colpire a tradimento. L'uovo pieno di esplosivo, un altro episodio in provincia di Treviso. Una donna è rimasta ferita alla mano per l'esplosione di un tubetto di pomodoro. Con la stagione degli alimenti con la bomba all'interno riscoppia il panico. Perché ci rendevamo conto che trappole analoghe potevano essere nascoste in tutti i prodotti che nei supermercati potevano essere venduti. Hanno passato al setaccio tutti i prodotti del supermercato uno alla volta per vedere se in ogni passata, in ogni conserva, in ogni tubetto si potesse trovare qualche filo, qualche congegno, qualche microbomba in grado di ferire ulteriormente dei clienti. Tra questi scaffali una bomber ha piazzato i suoi nuovi ordigni, nascosti, celati, sotto le sembianze di normali prodotti. Ogni cosa qui dentro potrebbe nascondere una bomba. Era novembre, mentre facevo la spesa ho visto il supermercato poco affollato e ho chiesto se era l'effetto una bomber, visto che in quel supermercato era già successo un precedente caso. E la signora del reparto salumeria mi ha detto no, non si preoccupi, sono già passati con il metal detector, quindi non c'è nessun problema. A casa trovo mio marito,
essendo militare, forse avendo un sesto senso, comincia a controllare la spesa mentre mi guarda e controlla tutto, partendo ovviamente dalle uova e arrivando alla maionese. Verifica al centro il tubo e mi dice: ma secondo te non è dura questa maionese? Al che ho verificato, effettivamente al centro era dura. Abbiamo scoperto che effettivamente c'era un ordigno all'interno del tubetto di maionese. Siamo rimasti sconvolti, perché a tutto pensi fuorché che questa cosa possa capitare a te. Neanche i metal detector riescono a fermare gli ordigni di una bomber. Nello stesso discount una bomber riesce a piazzare addirittura 3 ordigni e nel solo anno 2000 siamo a 6 attentati. Questa volta però una bomber ha commesso un errore. Dicembre 2000. Dal RIS di Parma arriva la notizia. Nell'uovo trasformato in microbomba è stato trovato un capello. Ma il dinamitardo ha fatto un altro errore. Per collegare la pila al guscio dell'uovo ha usato un pezzo di nastro adesivo e per tagliarlo ha usato i denti e non le forbici. Una bomber ha lasciato la sua saliva su quel nastro. Per gli inquirenti è una svolta. In quel momento gli inquirenti pensano di avere una prova fondamentale per le indagini, il DNA del bombarolo. Quella che potrebbe essere la prova risolutiva per gli inquirenti si rivela invece, almeno per il momento, la più inutile. Senza nessun sospettato con cui incrociare il risultato del DNA prelevato, infatti quell'elemento non serve assolutamente a nulla. E però qualche passo avanti gli inquirenti lo hanno fatto. Di una bombere adesso si sa come costruisce le sue trappole, che tipo di esplosivo utilizza. Si sa che agisce preferibilmente nei giorni festivi ed estate. Si sa, attraverso l'analisi del profilo criminologico, che si dovrebbe trattare di un uomo tra i 30 e i 40 anni. Ma anche una bomber sa molto sulle indagini, sa esattamente tutti gli errori che ha commesso fino a questo momento e sa anche come non commetterli più. Il magistrato ha detto pubblicamente che tagliava il nastro coi denti. Da quel momento ha iniziato a usare il cutter. In un'altra occasione è stato detto che usava, che c'era un'impronta parziale, guanti attillati. Da quel momento una bomber ha iniziato a usare dei guanti da cucina che lasciavano impronte geometriche e non più impronte personali del soggetto. Quindi ai suoi errori è corrisposto sempre anche la dichiarazione dei suoi errori, quindi lui si è corretto ed è stato reso grande da tutte queste correzioni. Come in una macabra beffa, insomma, una bomber potrebbe essere stato aiutato involontariamente proprio da coloro che gli davano la caccia. Le fughe di notizie, indagini di questo tipo avvengono in maniera quasi costante e quindi è impossibile impedirle o limitarle. Ma non è tutto. Una bomber, infatti, sa di poter contare anche su quello che è sempre stato il punto debole di questa inchiesta: la frammentazione delle indagini e la divisione tra le troppe procure, ormai ben 4, Venezia, Treviso, Pordenone e Udine, e fra le decine di magistrati che dal 94 in poi si sono succeduti nella raccolta degli indizi, ognuno con un solo pezzo dell'inchiesta. C'è stato un problema di scambio di informazioni. A ogni nuovo attentato nuovi investigatori vengono chiamati a occuparsene, quindi devono ricominciare da zero nello studio di atti di vecchissima data. Ognuno faceva quello che era di sua competenza. Si capisce come a questo punto il vantaggio che già il criminale ha nei confronti degli investigatori sia notevole e come tenda invece ad aumentare con questo tipo di metodologia. Troppe procure che indagano sullo stesso caso, mancanza assoluta di coordinamento nell'inchiesta, continue fughe di notizie. In un mistero
così complesso e inestricabile, tutto sembra favorire una bomber. Lui intanto continua con la sua folle guerra alla normalità, la sua folle guerra per creare il panico. Motta di Livenza, provincia di Treviso, 2 novembre 2001. Il giorno dei defunti. Anita Buosi ha 64 anni, da sempre tiene in ordine le tombe dei frati. Sono le 16 quando la donna vede sopra una tomba uno strano cero. Pensa che qualcuno lo abbia dimenticato, si china e lo raccoglie con le mani. Io quando l'ho preso in mano ho avuto solo il tempo di formulare: ma perché non è stato acceso? Capisce? E quando ho terminato questo pensiero, proprio di un secondo, e si è scatenato l'inferno. Chiodi, bulloni e pezzi di ferro la feriscono gravemente. L'esplosione le distrugge la mano sinistra e le stacca un dito dalla destra. Anita Buosi perde anche la vista dall'occhio destro. Dopo l'ultimo attentato dell'una bomber torna la paura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ti vengono i brividi? Io ho paura ogni volta che vengo dentro. Panico. Lui vuole creare il panico. Oh, si è creato. Non deve panico. Toccare niente per terra. Maniaco. Niente. Che vuole mettere in subbuglio. Me lo tengo stretto a me. Beh, il livello di paura causato da una bomber era altissimo. Altissimo perché quest'uomo seminava i suoi ordigni in posti in cui proprio la gente comune capitava, quindi il supermercato, il cimitero, la chiesa, la strada. Ed è proprio la paura che ormai dilaga a salvare una donna dall'ennesima bomba. Nel luglio del 2002, infatti, un ordigno esplosivo viene rinvenuto in un vasetto di Nutella. Ma proprio in questa ultima trappola mortale di una bomber, per fortuna senza conseguenze, c'è il presagio dell'ennesimo salto di qualità della sua follia criminale. La più efferata, la più malvagia. Ad essere presi di mira, infatti, adesso sono i bambini. Pordenone, 2 settembre 2002. Una bomber ha colpito un ordigno in una confezione di bolle di sapone esploso mentre un bimbo di 5 anni apriva il tubetto. Mi ha detto: mamma, guarda come faccio le bolle. All'ha aperto, ma c'è stata l'esplosione. Nei giochi di tutti i giorni ricorre sempre a quei pensieri. E in più adesso ha una motoretta della polizia, che lui infatti nei suoi giochi vado a catturare una bomber. Vorrebbe catturare una bomber il piccolo Claudio Cicalò, il bambino ferito. Lo vorrebbero tutti. La gente è esasperata. Un noto imprenditore del Trevigiano, Giorgio Panto, tramite il quotidiano Libero, decide di mettere una taglia. 50.000 euro a chi fornirà notizie utili a far arrestare una bomber. In questo momento l'impressione è che non ci sia nessuna pista da seguire. Con la taglia ci auguriamo appunto che qualcuno si muova e che soprattutto la gente non chiuda gli occhi ma li apra. Ma nel mistero di una bomber il problema non è l'omertà e la soluzione non è mettere una taglia. Il problema è un altro, il problema è che nessuno sa niente. Una bomber sembra essere invisibile, un criminale anonimo e senza volto, un uomo qualunque, ben mimetizzato, tra quella folla che è il suo bersaglio preferito. Il 24 dicembre del 2002 una bomber colpisce addirittura in chiesa, durante la messa di mezzanotte, a Cordenons, con un ordigno piazzato sopra un confessionale. Per puro caso è una strage mancata. Ormai una bomber colpisce chiunque e dovunque. Donne, uomini, vecchi, bambini. Per strada, sulle spiagge, nei supermercati, nei cimiteri, in chiesa.
eppure non gli basta. Per una bomber è arrivato il momento della sua sfida più ambiziosa, portare la sua minaccia direttamente sulla soglia di chi lo sta cercando. È il 24 marzo del 2003. Pordenone, 24 marzo 2003. Alle 12:23 il Palazzo di Giustizia della cittadina veneta viene scosso da un boato. L'ordigno è stato nascosto nei bagni del secondo piano, a poche porte di distanza dall'ufficio del procuratore La Bozzetta. Era un modo per affermare la presenza di questo personaggio, per dire che era attivo, che volendo poteva colpire dove e come voleva. Lui sostanzialmente manda il messaggio agli investigatori, dice: non venite voi da me, ne riuscite a individuarmi, vengo io da voi, e lo faccio dribblando le telecamere, dribblando tutti i sistemi di sicurezza che avete installato e mettendogli una bomba a pochi centimetri dal naso. E quindi è sicuramente stata una sfida. Questa volta potrebbe aver preteso troppo dalla sua fama di imprendibile. Ci sono diversi testimoni anche tra i dipendenti del tribunale, ci sono poi le registrazioni delle telecamere esterne. Il nostro ufficio era dotato di videosorveglianza sia all'interno che all'esterno, per cui furono recuperate dalle forze di polizia tutte le immagini delle persone che erano entrate nel nostro ufficio. E purtroppo le cassette registravano sempre sullo stesso nastro e questo si era deteriorato e quindi c'erano soltanto delle ombre. È una beffa senza fine. Gli inquirenti potevano finalmente avere l'immagine di una bomber. E invece su quel nastro troppo rovinato rimane solo un'ombra indistinta, un altro tassello assolutamente inutile di questo mosaico nero fatto di errori e di terrore. Un mese dopo, il 25 aprile, una bomber nasconde il suo esplosivo in un pennarello in provincia di Treviso. La sua vittima è una bambina che rimarrà ferita in modo gravissimo. A questo punto, per gli inquirenti, è troppo. Fagaré, provincia di Treviso, 25 aprile 2003. L'attentato del 25 aprile 2003 in cui rimase ferita una bambina che aveva raccolto un pennarello sul greto del Piave fu il fatto che determinò una svolta nell'attività di indagine. Quattro giorni dopo viene costituita la squadra anti una bomber. Dopo 9 anni di indagini, le procure di Pordenone, Udine e Treviso escono di scena. Lo Stato ha dei suoi migliori investigatori. Per una bomber è una nuova sfida. E la sua risposta arriva un anno più tardi. Una bomber passa alla nitroglicerina. L'ordigno artigianale trovato nei giorni scorsi in una chiesa di Portogruaro vicino Venezia sarebbe opera di una bomber. L'ordigno era nascosto all'interno di un cuscino nell'inginocchiatoio di una panca della chiesa, pronto ad esplodere non appena qualcuno si fosse appoggiato. L'oggetto esplosivo confezionato con nitroglicerina è il più sofisticato mai realizzato dal dinamitardo. La nitroglicerina, poiché ne bastano poche gocce per avere gli effetti che lui ha cercato, non richiede grande tecnologia, ma sicuramente richiede grande attenzione. Ma se una bomber ha alzato il tiro, anche gli inquirenti compiono un salto di qualità nelle indagini. Le migliaia di dati raccolti in 9 anni da 4 diverse procure vengono infatti analizzati da capo e incrociati attraverso un nuovo software importato dagli Stati Uniti. La cerchia dei sospettati si stringe. Niente viene tralasciato. Ogni abitante, ogni persona di passaggio, ogni turista viene controllato. Si verificano i titoli di studio, le competenze tecniche, l'occupazione, le testimonianze. Ma anche il traffico dei telefoni cellulari, i prelievi al bancomat, le carte d'identità, i telepass. L'incrocio di questi dati consente al pool investigativo di chiudere il cerchio su un solo presunto colpevole. È un ingegnere aeronautico che vive ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Il suo nome è Elvo Zornitta.
Era il 26 maggio del 2004. Sono capitati qua, erano le 7:20. Mi sono presentato alla porta in pigiama, tanto per intenderci, ancora dovevo vestirmi e prepararmi per andare al lavoro. Sono venuti, hanno perquisito casa mia, hanno perquisito casa di mia madre, casa di mio fratello, un piccolo locale che i miei avevano al mare. Ma come hanno fatto gli investigatori ad arrivare a Elvo Zornitta? A fare il suo nome è stato un altro sospettato che ha indicato Zornitta come un esperto di esplosivi e di razzi. A quel punto sono scattate le indagini e le perquisizioni. Mi ricordo interrogatori abbastanza pesanti, il primo è stato di 7-8 ore, in cui mi sono state contestate alcune cose che erano state trovate a casa mia. Nel laboratorio dell'ingegner Zornitta gli inquirenti trovano di tutto. Pile, materiale elettrico, tubetti di Sels, polvere pirica. Attrezzi e oggetti che sembrano collimare con quelli che una bomber utilizzerebbe nella fabbricazione dei suoi ordigni. Ingegnere aeronautico, padre di una bambina di 8 anni, un passato in una famosa fabbrica d'armi della zona, Zornitta è un appassionato di armi, chimica ed esplosivi sin da ragazzo. Una leggera menomazione a un braccio per un incidente stradale, una villetta ad Azzano Decimo, una casa al mare a Bibione, una mansarda laboratorio a Belluno. In questi 15 anni di indagini sono ben 150 le persone che finiscono nel mirino degli inquirenti, chi per un indizio, chi per due, chi per tre, ma solo Elvo Zornitta ne ha ben 17 a suo carico. Ma quali sono allora gli indizi che portano gli inquirenti a Elvo Zornitta? E come risponde Zornitta alle contestazioni che gli vengono fatte? Noi abbiamo voluto sentire la sua diretta testimonianza. Ingegner Zornitta, lei vive e lavora esattamente nell'area di 30 chilometri all'interno della quale si è verificata gran parte degli attentati di una bomba. Ma sa, questo è un pochino strano. Alcuni di quei posti dove sono avvenute le esplosioni non li ho neanche mai visti, perché il mio istinto da montanaro è sempre quello di spingermi verso nord. Quando vado a sud, al limite vado al mare. Ingegner Zornitta, in casa sua sono stati trovati dei refill di penne Bic come questi, solo i refill senza le cannucce. E delle cannucce vuote di penne Bic sono state usate da una bomber per alcuni dei suoi ordigni. Sono affermato agli inquirenti di aver trovato in casa alcuni di questi refill senza le cannucce esterne. E mia moglie, a quanto mi ha raccontato, ha detto di aver trovato dei tubetti esterni mancanti della cannuccia, perché probabilmente esaurita e buttata via. Ma tra l'altro a casa nostra di Bic mi sembra che non ce ne siano, le penne che usiamo sono un altro tipo. Senta ingegnere, poi ci sono le fialette Pane Angeli, come questa, una componente per fare i dolci. Alcune di queste fialette della stessa marca e aroma di quelle trovate a casa sua sono state riempite di nitroglicerina per alcuni degli ordigni di una bomba. Ho mia moglie che faceva dolci e Pan de Angeli purtroppo è una delle marche più note e più comuni per dolcificare e dare aroma. Signor Zornitta, durante le perquisizioni a casa sua sono stati trovati dei petardi spezzati a metà senza la polvere pirica. Lei dice di aver usato quella polvere pirica per fare dei fuochi d'artificio per un capodanno. C'è stato un anno in cui ho tentato di fare dei fuochi artificiali, ma molto molto banali, cioè le classiche fontanelle, usando la polvere di petardi. L'esito non è stato tra i più felici, nel senso che la fontanella si è esaurita subito e senza fare quell'effetto scenografico che io avrei voluto. In realtà però sua moglie e alcuni colleghi dicono che lei non ha mai fatto fuochi d'artificio. E allora? Eh,
Anche questa è, direi, estremamente buffo, perché se io dico di aver fatto dei fuochi d'artificio che non hanno funzionato, che non hanno fatto l'effetto che volevo, eccetera, eccetera, e si va a chiedere a un mio amico se ha mai visto questi fuochi d'artificio, non vedo il nesso. È chiaro, è ovvio che mio amico dirà non li ho mai visti, non me li ha mai mostrati. Vialette, polvere pirica, refill di penne bic, ma anche materiale elettrico, pile della stessa marca di quelle utilizzate da una bomber, è molto altro. Ecco, ingegnere, mettiamola così allora. Lei sarebbe in grado di fare degli ordigni come quelli di una bomber? Io sono un progettista. Se uno mi dà un disegno, uno schema, un qualcosa, una traccia, gli faccio l'oggetto. Punto a capo. Non ho mai fatto bombe, non so come si fanno, ma non penso che sia una cosa particolarmente difficile. 17 elementi che non sono prove naturalmente, però sono fortemente indiziari nei suoi confronti. Se non è una bomber, è comunque una persona molto sfortunata. Un presunto colpevole molto sfortunato, che però ribatte punto per punto ogni contestazione. E tuttavia le sue risposte non convincono gli inquirenti. Per loro Zornita è una bomber. Eppure agli inquirenti manca ancora una prova definitiva, l'elemento decisivo, quello che dovrebbe inchiodare Zornita. E invece quello che semmai dimostra la sua innocenza. Il DNA, rilevato su quel pelo nell'uovo bomba del 2000, infatti non è quello di Elvo Zornita. Ciononostante gli inquirenti sembrano non avere dubbi, Elvo Zornita diventa un sorvegliato speciale. Mi ero reso conto di essere seguito, stranamente, perché io di solito non guardo mai nello specchietto retrovisore. E proprio nel periodo in cui Zornita viene spiato e pedinato dagli uomini del pool investigativo, una bomber compie altri 5 attentati. Un ovetto Kinder, un cero elettrico in una chiesa, la sella di una bicicletta, una scatola di sgomberi in una partita di aiuti alimentari per la Romania, una bottiglia esplosiva. Nel giro di 2 anni, tra il 2005 e il 2006, tornano, insomma, la paura, i feriti, l'incubo. Una bomber. Ma se Zornita viene tenuto sotto controllo, come può essere lui una bomber? Qualcosa non quadra. Intanto, in questo rompicapo senza soluzione, c'è un nuovo colpo di scena. Sulla stampa filtrano i risultati della perizia sulla bomba rinvenuta nella chiesa a Portogruaro. Secondo questa perizia, il taglio di una parte metallica della bomba sarebbe perfettamente compatibile con un paio di forbici rinvenute a casa Zornita. Allora ci sono nuovi pesanti indizi. Mi ricordo era a fine agosto del 2006, e uscivo da messa e i giornalisti sono venuti a prendermi in pratica fuori dalla chiesa per dirmi che era stata trovata una prova che mi incriminava. Il caso di una bomber forse ha una svolta, secondo indiscrezioni delle forbici trovate a casa sua incastrerebbero uno dei principali indiziati. Quando questa notizia viene pubblicata, Zornita non lo sa. Quindi questa informazione, che doveva rimanere segreta, viene fatta conoscere al diretto interessato. Questo è un fatto molto grave. Chi ha dato questa notizia al giornale ha commesso una grave scorrettezza, oltre che un reato, e ha danneggiato l'indagine. Sono convinti di avere in mano il bombarolo. Tutti quanti sono convinti, anche noi giornalisti, visto che a più riprese gli inquirenti ribadiscono di avere una prova schiacciante contro l'ingegnere. Ma nel momento che pensano di aver risolto il caso, c'è un colpo di scena. Una perizia scagiona l'unico indagato dei delitti di una bomber. Il lamierino che componeva la bomba nascosta nell'inginocchiatoio della chiesa di Portogruaro avrebbe subito un'alterazione. Sembrerebbe questo l'asso nella manica della difesa di Zornita. Quel taglio che collimerebbe con le forbici dell'ingegnere potrebbe essere stato effettuato in un secondo momento. Ancora una volta dunque un elemento prezioso per le indagini si rivela assolutamente inutilizzabile. A questo punto sul banco degli imputati finisce
Ezio Zernari, il capo del laboratorio di indagini criminalistiche di Venezia, che per primo ha esaminato il Lamierino. Stiamo ragionando di un oggetto manipolato, quindi della formazione di una prova, peso le parole, falsa. Quindi tutti gli accertamenti che si erano succeduti, dall'iniziale di Zernar a quello conclusivo della Polizia di Stato, erano tutti accertamenti falsati. Il perché di questa alterazione, manomissione, apre scenari inquietanti e suggestivi. O questa alterazione è stata causata accidentalmente, oppure c'è stata una manomissione. Sostanzialmente gli inquirenti avrebbero voluto creare una prova perché certi di avere in mano il bombarolo lo volevano incastrare definitivamente, perché fino ad allora non avevano vere e proprie prove, ma solo indizi. La presunta alterazione delle forbici di Zornita compromette in modo irreparabile tutto l'impianto accusatorio contro di lui. È un colpo durissimo che travolge anche il pool anti una bomber, che viene di fatto smantellato. Il 2 marzo del 2009 il GIP di Trieste, su richiesta della stessa procura, archivia il procedimento contro Elvo Zornitta. Il presunto colpevole, il mostro da prima pagina che giornali e televisioni hanno indicato come una bomber, è un uomo innocente. Ma se Zornitta non è una bomber, questo può significare una cosa sola: che il caso una bomber è ancora aperto e che il vero una bomber è ancora libero. La mia vita non tornerà mai più ad essere normale, né potrebbe essere altrimenti. Fate conto che a 50 anni è il periodo forse migliore per un uomo. La mia vita è stata quasi stroncata, la mia carriera lavorativa, le mie aspettative, le mie uniche speranze che avevo ancora, certi ideali che avevo. Uno non può, cioè forse se fosse capitato a 20 anni o a 30 uno aveva anche l'energia, la forza di riprendersi, di ricominciare da capo tutto. 50 anni è molto più difficile. La questione se si è fermato veramente, se ricomincerà, è una domanda che mi sono posto e che continuerò a pormi a lungo. Sono state monitorate tante persone, è stato utilizzato proprio un metodo di indagine di massa, ma francamente non sono in grado di dire se siamo mai stati vicini a individuarlo. Credo che doverosamente sarà richiusa la partita. Io credo che l'impatto di questo fenomeno criminoso sia tale da imporre una ciclica ripresa in considerazione degli elementi, una rivisitazione degli stessi, un'attenzione continua, e quindi io rispondo tendenzialmente sì, prima o poi lo prenderemo. Il 2 febbraio 2009 il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento nei confronti di Elvo Zornitta per mancanza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Il 28 novembre 2008, presso il Tribunale di Mestre, si è aperto il processo nei confronti di Ezio Zernar, imputato di falso e calunnia. La storia siamo noi continua su Rai Storia, il canale di storia e memoria della Rai. Ecco, la storia siamo noi. Digitale terrestre e canale 805 della piattaforma satellitare. Ora, Rai Storia.